Torna in presenza, dopo la brusca interruzione dello scorso anno causata dal Covid, il premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara, giunto quest'anno alla 38ª edizione. Sul palco del rinnovato Teatro Marrucino di Chieti, 57 tra lavoratori e imprese delle province di Chieti e Pescara hanno ricevuto pergamene e premi come riconoscimento al lavoro svolto ininterrottamente nelle varie categorie del premio, che per il Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Gennaro Strever, vuole essere un segno di riconoscenza all'impegno lavorativo. Oggi è una duplice festa. La festa perché andiamo a dare un riconoscimento a delle persone che si sono distinte nella vita e che hanno realizzato qualcosa, è un riconoscimento al lavoro. E il lavoro è la cosa più importante. Cominciamo a dire che il peggio della pandemia ormai è alle spalle. Qui nel territorio oggi diamo anche un riconoscimento speciale al professor Parruti, che è stato sicuramente uno che ha contribuito molto per il territorio affinché ci lasciassimo la pandemia alle spalle. Per cui oggi con grande piacere incontro tutti questi colleghi che in qualche maniera si sono distinti nella vita. Daremo 57 riconoscimenti ad aziende e persone che hanno raggiunto degli obiettivi interessanti. Diamo due premi speciali a due personaggi del territorio che si sono distinti, hanno contribuito a dare lustro al territorio, e diamo anche un riconoscimento alle quattro aziende più antiche, dico più antiche, della provincia di Chieti e di Pescara, secondo però il registro delle imprese, perché se un'azienda ha avuto un inizio probabilmente dei familiari prima, però poi c'è stata un'interruzione, purtroppo col sistema che abbiamo adoperato, che la regolarità del registro delle imprese, può darsi pure se qualcuno è stato scavalcato, ci dispiace molto, però non potevamo che rispettare una regola. Nello specifico sono stati quattro i lavoratori autonomi e dipendenti delle province di Chieti e Pescara premiati, che hanno prestato un servizio presso la stessa impresa o settore con un minimo di 25 anni. Un altro riconoscimento è andato alla categoria dei liberi professionisti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali riconosciuti. A consegnare i riconoscimenti sono stati i rappresentanti dell'ente camerale e Paolo De Cesare e Manuel Pantalone, rispettivamente vice sindaco e assessore al commercio del Comune di Chieti, nel corso della cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Mila Cantagallo. Nella categoria delle imprese dei settori agricoltura, caccia, pesca, artigianato, commercio, industria e servizi con almeno 30 anni di ininterrotta attività sono state premiate 52 aziende, ma la novità di questa 38ª edizione del premio Fedeltà al Lavoro è stata la categoria dell'impresa longeva per le aziende iscritte da oltre 60 anni ininterrottamente al registro imprese della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Le quattro imprese longeve di quest'anno, salite sul palcoscenico del Teatro Marrucino, sono state la Arturo D'Alessandro in figlio, Enoteca D'Alessandro, la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa, la Donato Di Fonzo e Fratelli S.P.A. e la Fara dei Fratelli De Cecco di Filippo S.P.A. Francesca Dell'Orso ritira il premio per l'Arturo D'Alessandro in figlio SNC, un premio al lavoro svolto in maniera longeva appunto per tanti anni. Cosa racconta la vostra azienda? Allora, questa azienda è stata fondata dal nonno del mio compagno Paolo, Don Arturo D'Alessandro, all'inizio secolo scorso, diciamo. E nasceva come caffè, chantant, quindi con tantissime anche persone di spicco, venne anche il Presidente della Repubblica a ballare, a consumare inizialmente prodotti di terzi, poi si trasformò anche in gelateria, caffetteria, per diventare poi negli anni 90 una bottega del gusto, quindi prodotti alimentari dolci, anche salati, vini e soprattutto un occhio speciale, il periodo natalizio e pasquale. Ripeto, un occhio particolare ai prodotti abruzzesi, tant'è che spesso diventano dono anche per persone all'estero o anche, non so, in altre regioni d'Italia, ma anche un modo per far conoscere prodotti di altre regioni italiane, ma anche di altri paesi, ai pescaresi e agli abruzzesi in generale. Vincenzo Pacchioli è presidente della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa, tra le imprese longeve che oggi vengono premiate. Si parla di aziende, ma spesso poi le aziende sono fatte di persone, di dipendenti.
che lavorano per queste aziende e di fatto sono il tesoretto umano che rendono viva un'impresa. Sì, la banca è stata costituita nel 1903 da un prete illuminato, Don Epimenio Giannico, che mise su questa allora cassa rurale, poi nel tempo siamo arrivati ai giorni nostri, dopo 118 anni, ed è la Banca di Credito Cooperativo Sangroteatina. Era nata come banca monosportello, adesso siamo presenti in due regioni, in tre province, più di 100 comuni, quelli che vengono serviti, che sono del territorio di competenza. Come diceva giustamente lei, la banca è fatta di persone, soprattutto perché questa è una cooperativa, quindi l'aspetto umano, l'aspetto relazionale, l'aspetto delle persone che lavorano all'interno di questa BCC hanno fatto sì che questa BCC diventasse una delle più longeve anche in Italia. E adesso siamo al servizio delle aziende e delle imprese del territorio e delle famiglie del territorio, operando ininterrottamente per 118 anni e sempre al servizio di questa fetta di clientela. E la cosa importante è che, essendo questa una cooperativa, ha per legge l'obbligo di impiegare il 95% della raccolta sul territorio, e quindi noi forniamo un impatto economico e sociale molto significativo nelle zone di competenza, perché siamo a servizio delle piccole imprese, delle famiglie, degli artigiani e dei commercianti del posto. Imprese che tra l'altro durante questa emergenza sanitaria legata al Covid-19, hanno sofferto parecchio, quindi da questo punto di vista la sua è un'azienda che è vicina alle aziende, o meglio deve fornire vicinanza, se non altro economica, alle aziende per garantire questa ripresa economica di cui si parla. Sì, noi l'abbiamo fatto, tant'è vero che in questo periodo ci siamo adoperati per rispettare anche le disposizioni che il governo ha emanato, quindi con la sospensione del mutui, delle moratorie, finanziamenti, e siamo pronti anche per dare una mano alle imprese per ripartire dopo questo terribile periodo della pandemia. Ma essendo banca del territorio siamo vicini alle persone, quindi i problemi li conosciamo e cerchiamo di risolvere il tutto al meglio, perché noi abbiamo una forte relazione con la nostra clientela, soprattutto da un punto di vista umano oltre che professionale ed economico. Tra le imprese longeve premiate per questa 38esima edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico della Camera di Commercio di Chieti Pescara c'è anche la SPA Donato Di Fonso e Fratelli. Con noi c'è Alfonso Di Fonso, che è il presidente appunto della SPA in questione, un premio importante che certifica il fatto che in tanti anni di lavoro comunque si è riusciti ad investire, a stare al passo coi tempi e a sopravvivere anche in questo momento di crisi che è quello legato alla pandemia. Sì, per noi è ovviamente un onore ricevere questo premio, anche perché manifesta quella che, come lei ha detto, è la continuità della nostra azienda, cioè la storia della nostra azienda, che parte dai primi anni del Novecento, quando il mio bisnonno cominciò l'attività di trasporto, allora il trasporto di spacci postali, dal comune di Cerni alla stazione di Casalbordino con le carrozze. Da lì partì tutto, poi ovviamente con l'avvento del progresso il cosiddetto cavallo animale fu sostituito dal cavallo motore, quindi dall'automobile, e iniziarono le attività di trasporto passeggeri. E la nostra società, la Donato Di Fonso, è stata fondata nel 1934 e da lì è inizio tutto. Nel 1956 fu trasformata in SPA, una delle prime SPA d'Abruzzo, e quella fu una mossa strategica, perché oggi consente di mantenere un azionariato diffuso, perché ovviamente poi io sono la quarta generazione, quindi potete capire come sia poi difficile mantenere unita la famiglia, ma la famiglia è mantenuta anche unita dalla passione e dal ricordo e anche dal ringraziamento dei sacrifici fatti dai nostri avi. Il periodo della pandemia ha visto un po' tra i settori al centro dell'attenzione soprattutto quello di cui lei si occupa, che è quello appunto dei trasporti. Cosa ha insegnato la pandemia al suo settore?
Allora, la pandemia ha insegnato al nostro settore soprattutto il rispetto del personale, perché ovviamente se stiamo qui dobbiamo anche ringraziare il nostro personale che nell'arco degli anni ci ha aiutato a portare avanti l'azienda, perché l'azienda non è fatta solo di direzione, quindi di management, ma anche del personale che tutti i giorni sta sulla strada a guidare gli autobus. Quindi questo premio va diviso anche con il personale, con tutto il personale che dal 1900, ai primi anni del 1900 ad oggi è stato dipendente della nostra società. Quindi ha rispetto del personale, cura del personale, ma anche cura dei passeggeri, perché comunque è vero che siamo stati tacciati tra gli untori di questo virus, perché era scuola e trasporti, no? Però è anche vero che comunque va prestata un'attenzione maggiore a quella che è la sanificazione dei mezzi. Noi siamo stati sempre attenti e saremo sempre attenti a tutti questi aspetti. Uno, la tutela del nostro personale. Due, non in secondo piano ma a pari livello, la tutela dei passeggeri. Luigi Nigliato, direttore delle risorse umane del Molino e Pastificio De Cecco, una delle aziende longeve che oggi viene premiata appunto nell'ambito di questo premio fedeltà al lavoro e al progresso economico della Camera di Commercio di Pescara e Chieti. Un riconoscimento che attesta il lavoro svolto ormai da tanti anni di generazione in generazione con il Pastificio De Cecco, che di fatto ormai è un ambasciatore del Made in Italy nel mondo. La storia di questa azienda parla da sé, iniziata veramente tantissimi anni fa, ha avuto una straordinarietà e un'eccezionalità, perché ha portato nel mondo un metodo di eccellenza nel produrre la pasta. E questo, come dire, non da merito non solo all'azienda stessa ma alla realtà abruzzese, alla realtà nazionale dell'Italia nel mondo. La De Cecco, sappiamo bene, è presente in tutti i continenti del mondo, ma continua, come dire, con una quasi una caparbietà a mantenere il suo metodo di lavoro, che è stato il primo, il più interessante ancora oggi secondo me, ma sono di parte chiaramente, il più valido nel fare la pasta. E siamo premiati infatti continuamente, ma soprattutto dai consumatori, perché riconoscere la bontà e l'eccellenza di questo prodotto è, diciamo, una delle caratteristiche che secondo me va sostenute di più e premiate di più. Quindi ringraziamo la Camera di Commercio, il suo presidente, che è per questo riconoscimento che si aggiunge, possiamo dirlo con fierezza, ai tanti riconoscimenti che nel tempo, negli anni, sono stati affidati e riconosciuti a questa stupenda e bellissima azienda. Due premi speciali sono infine stati assegnati a lavoratori che si sono particolarmente distinti per meriti, apportando contributi significativi nei settori della scienza e dell'economia. I riconoscimenti sono stati assegnati all'ingegner Giovanni Di Vincenzo della IGEFI SRL, una delle maggiori realtà industriali abruzzesi, per aver saputo creare una realtà di respiro internazionale nel settore dell'impiantistica per telecomunicazioni, trasporti ed energia, e al dottor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Pescara e referente del Covid Hospital, per aver combattuto in prima linea la lotta al Covid. Giovanni Di Vincenzo, un riconoscimento speciale anche al lavoro da lei svolto, in questo caso alla sua persona. Guido un gruppo importante fondato da mio padre, che diciamo si è sviluppato negli ultimi decenni in maniera importante. Abbiamo raggiunto una dimensione di rilievo nazionale. Abbiamo oltre 1200 dipendenti su tutto il territorio nazionale. Ci occupiamo di costruzioni, di impiantistica per telecomunicazioni e di oil and gas. Questo premio arriva anche in un momento in cui l'anno passato, insomma, questa cerimonia di premiazione non è stata fatta a causa della pandemia. Adesso si torna un po' a rivedere la luce. Sicuramente si respira un clima diverso. Noi, diciamo, tolto un periodo molto ridotto, facendo attività essenziali, abbiamo lavorato praticamente con continuità anche lo scorso anno, ma con enorme fatica, preoccupazione e anche protezione, diciamo, delle persone che lavoravano per noi. Cosa ci ha insegnato la pandemia? Che ci dobbiamo preoccupare, guardare anche nel lungo termine, perché spesso ci abituiamo al quotidiano e pensiamo che questo si continui indefinitivamente. Oggi abbiamo la sfida ambientale che ci propone un tema
di lungo termine, ma va affrontato immediatamente. Dottor Giustino Parruti, un premio speciale anche alla sua persona in questo anno che è stato caratterizzato dalla pandemia, in cui tra l'altro finalmente ritorna in presenza anche questo premio speciale. Che anno ci lasciamo alle spalle? Che anni ci aspetteranno? Ma ci lasciamo alle spalle un anno molto importante. Infatti credo che questo premio non sia alla mia persona, ma sia al gruppo che ha davvero sostenuto questa battaglia costante per mesi e mesi e che l'ha fatto con grande umanità e soprattutto con grande voglia di creare qualcosa che rimanga. Quindi quello che ci aspetta è la grande possibilità, vista anche l'intersezione con questa fase di ripresa economica, col piano nazionale di ripresa e resilienza, con tutte le chance che abbiamo, la grande possibilità di costruire un migliore futuro sanitario insieme con la società civile, insieme con questa istituzione che oggi ci ha invitato e che ci fa veramente piacere, in modo tale da mantenere molto alti gli standard qualitativi per tutti i nostri cittadini, non solo per questa battaglia ma per tutto.